Anche quest'anno, nonostante i problemi legati alla pandemia, le scolaresche del comune di Zumpano, piccolo comune alle porte della città di Cosenza, hanno celebrato la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. E i ragazzi della scuola media di Zumpano, insieme con il sindaco, con l'ente comunale, hanno deciso di riflettere, dopo anche un'attenta lettura di un libro di Liliana Segre, di riflettere sulla Shoah, su quello che è stato, e riflettere anche rispetto a quello che è stato, ma a quello che potrebbe esserci, e comunque alla loro vita quotidiana. Questo è importante. Questa candela che è stata offerta dal comune in tutte le classi è una candela che sta a significare la luce della speranza. Anche in questa occasione l'amministrazione comunale ha contribuito in modo significativo alla giornata della memoria, come ha dichiarato lo stesso sindaco del comune alle porte della città Abruzia, Maria Lucente. Purtroppo quest'anno è un pochino particolare perché non possiamo svolgerla come gli altri anni. Quest'anno ai ragazzi delle scuole medie, che sono un pochino più grandi, sono stati donati da parte dell'amministrazione dei testi, come ad esempio il diario di Anna Frank, Il vento si è fermato ad Auschwitz. I ragazzi hanno letto questi testi e poi naturalmente hanno realizzato dei lavori che verranno successivamente poi pubblicati sia sul sito della scuola sia sul sito del comune. Inoltre insieme, quindi con il telefono azzurro, abbiamo donato insieme alla dirigente scolastica, questo progetto insieme al telefono azzurro, questa candela che accendi l'azzurro, perché attraverso gli occhi dei ragazzi noi naturalmente abbiamo studiato e abbiamo analizzato questo terribile evento che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale.